Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, eccoci pronti. Allora, buongiorno. Vedo già che la chat è super attiva, questo mi fa molto piacere e saluto anche tutti i ragazzi che sono venuti a trovarmi per questa occasione. Ciao Giorgia, ciao Gabriella, ciao Elisa, ciao Marco, ben arrivato. Sabrina. Allora, cominciamo a provare la chat, assicuriamoci che tutto funzioni correttamente prima di partire, per cui vi invito a, anche se mi avete scritto, scrivetemi da dove state collegati. Scrivetemi un ciao e da dove state collegati, così vale per chi ancora non ci ha scritto e per chi... Ah, è tornato in ufficio, grande Marco, ok. Quindi abbiamo Giorgia da Trento, vediamo. Marco da Milano. Allora, vediamo. Sabrina da Legnano, ok. Elisa a Lussemburgo. Buon vecchio Lux. Eh sì, ci sono stato e mi manca. Allora, ok, bene, va bene. Quindi la chat vedo che funziona. E sentirmi, mi sentite? Le slide le vedete, quindi è tutto pronto. Quindi, di che cosa parliamo oggi? Presentazioni ibride. Perché? Perché, ragazzi, belle e brutte che siano, io sono convinto che queste presentazioni ibride ci accompagneranno per un po'. Hanno già cominciato a farlo e credo che siano qui per restare. Ma adesso lo vediamo insieme. Vi dico già subito che, come in tutti gli MLC webinar, alla fine del webinar ho pensato di condividere tutta una serie di bonus che vi farò avere e dopo vi spiego sia quali sono e li raccoglieremo durante l'intervento, sia come ottenerli, ma è facilissimo. Ma vi spiego tutto alla fine. Adesso partiamo dal c'era una volta. C'era una volta che cosa? Beh, c'era una volta ognuno di noi che saliva su un palco dietro un podio a presentare, che entrava in una sala riunioni, collegava il laptop a un proiettore e cominciava a presentare, o qualcun altro magari in un evento in cui presentava la sua startup a degli investitori. Che sia in ambiente corporate o no, comunque sia, le presentazioni assomigliavano a qualcosa di questo genere. Sto parlando di una circostanza in cui voi eravate davanti, noi eravamo davanti alle nostre slide e sicuramente di fronte alle persone. Poi, all'improvviso, tutto è cambiato. Tutto è cambiato e le presentazioni hanno assunto un nuovo aspetto. Ora, parliamoci chiaro. Questa storia del fatto che le presentazioni siano passate da live a online, allora va bene, è vero, però non è che non le facessimo prima delle presentazioni online, perlomeno a me capitava spesso di farne. Ho anche fatto lezioni all'università completamente online, per cui si faceva. Il punto è che prima era una questione di scelta, all'improvviso non abbiamo più potuto scegliere e quindi tutto è diventato online. Sì o sì. Il fatto è che questo online a molti ci ha preso impreparati e quindi non eravamo pronti da un punto di vista di setup della tecnologia, non eravamo pronti a parlare per ore davanti a uno schermo senza vedere le persone. Ma perché ragazzi, pensateci, in una circostanza come quella di adesso, io sto parlando, nella migliore delle ipotesi vedo me stesso che parla, ok, ma non vedo nessuno di voi. E praticamente, a meno che voi non mi scriviate in chat, io per la prossima ora parlerò da solo. Quindi, tutto questo, vi dico, all'inizio ha colpito anche me. Io, in partenza, occupandomi anche di attività di formazione sull'in presentation design, cioè qui tra noi chi ha partecipato ai miei corsi, sapete che è, arrivo Fabio, sapete che è una lezione può durare magari un'ora, un'ora e mezzo, 2 ore. E che cosa succede? Che per quelle 2 ore magari tu parli a campo spente e non vedi nessuno. Quindi, poveri questi presentatori. Fabio, visto che hai alzato la mano, sentiti libero di scrivere in chat
Io ragazzi ho la chat sott'occhio tutto il tempo, dopo vi farò vedere il particolare setup che utilizzo quando faccio questo tipo di eventi, quando faccio presentazioni online, anzi dopo vi spiego proprio come farlo, perché credo che sia veramente super efficace, per cui io ho la chat sempre sott'occhio mentre parlo. Di conseguenza sentitevi liberi di scrivere, visto che Fabio ha alzato la mano, per cui fai pure la tua domanda se vuoi in chat e io ti rispondo. Grande Marco, è vero, sta tornando anche in live e ci piace molto di più. Io sono d'accordo, a parte che l'emozione del live è tutta un'altra storia. Parlare avendo davanti le persone è proprio tutta un'altra storia. Certo, vi devo dire che quando mi sono trovato a fare delle presentazioni live, ma con praticamente mascherato, sembravo Batman. Oddio, no, Batman è al contrario. Vabbè, scherzi a parte. In realtà perdi molto della tua espressività quando parli. Però è vero, dal vivo è tutta un'altra emozione. Il fatto è che non tutti stiamo tornando dal vivo, è che parzialmente stiamo tornando dal vivo. Ed è questo, grande per l'emoticon della mascherina, grande Marco, hai il mio like. E il fatto è che non tutti stiamo tornando dal vivo. Alcuni stiano tornando dal vivo, altri no. E questo adesso lo vediamo. Ma torniamo alla nostra storia. E quindi che cosa è successo? È successo che all'improvviso, dall'oggi all'indomani, sì o sì, online. Quindi Teams, Zoom, super affollati, chi usava G-Meet, chi addirittura si è lanciato in acrobazie con Skype, ho visto di tutto, di più. Ma il fatto è che anche questi software non erano pronti e pian piano sono evoluti a una velocità, ragazzi, impressionante. Tirati chiaramente dall'esigenza di mercato. Il fatto è che quindi noi ci siamo trovati da un momento in cui eravamo abituati a un certo standard di presentazione a un momento in cui tutte le presentazioni si facevano in un'altra maniera. Il fatto è che non è che le presentazioni sono diventate meno importanti, perché le presentazioni sono rimaste importanti tanto quanto lo erano prima. Ci passiamo business attraverso queste presentazioni. Spesso abbiamo presentazioni che sono informative, ma che diventano persuasive, o devono diventare persuasive. Una presentazione, ragazzi, per essere persuasiva non deve necessariamente vendere un prodotto o un servizio, può vendere anche un'idea. Immaginatevi di operare all'interno di un contesto organizzativo strutturato, una multinazionale, all'interno del quale ogni vostro progetto deve essere validato da degli stakeholder, condiviso con degli stakeholder, per poterne guadagnare il benestare, l'appoggio, anche semplicemente un'approvazione di budget. E tutto questo quindi trasforma le nostre presentazioni da informative a persuasive, far passare le nostre idee, è questo che le presentazioni fanno. Il punto è che tutto questo ci porta a una necessità di far funzionare queste presentazioni, perché è chiaro che se la nostra presentazione poi non funziona, beh, allora non stiamo persuadendo nessuno e le nostre idee non passano. Qual è il costo del fallimento? Qual è il costo del fallimento di una vostra presentazione? Cosa vuol dire per voi essere dei presentatori inefficaci, per ognuno di voi? Beh, io vi dico che secondo me impatta non soltanto su il nostro business, ma anche direttamente sul nostro brand, perché in fondo che noi lavoriamo all'interno di un'organizzazione o sul mercato direttamente come liberi professionisti e imprenditori, comunque il nostro modo di comunicare poi incide sul nostro personal brand, il modo in cui veniamo percepiti e quindi questo passa attraverso le presentazioni. Giorgio ci dice in chat, c'è un po' la tendenza a non usare più le slide, ma allora io non ho visto questa tendenza. Quello che ti posso dire è che secondo me le slide comunque sono sempre un supporto e fra poco vedremo il tipo di importanza che hanno. Ciò implica che la presentazione è sicuramente un prezioso supporto se utilizzata in maniera intelligente. Se però viene utilizzata per metterci dentro tutto quello che non mi ricordo, perché così lo possa leggere durante l'evento o durante la presentazione e quindi diventa un appoggio del relatore in maniera evidente, beh, allora è meglio non usarle. Allora in quel caso sposo la tendenza eventuale di non utilizzarle più. Quindi passiamo da un momento di presentazioni dal vivo a un momento di presentazioni remote. Questo è quello che è successo in questi anni, perché di anni parliamo ormai. Ma adesso le cose stanno cambiando. E infatti, tanto abbiamo parlato di presentazioni online, io per primo ho pubblicato diverse guide su come gestire presentazioni online, ho sperimentato tantissimo e in qualche caso nei miei corsi ho insegnato anche delle tecniche che fanno la differenza, a mio avviso, nel modo di presentare online, sicuramente. Perché questa è stata la tendenza, perché questa è stata l'esigenza. Solo che questa esigenza è nata all'improvviso. Nessuno sta preparato e all'improvviso ci siamo trovati dall'oggi all'indomani a dover gestire una circostanza che non eravamo pronti a gestire.
quindi ci siamo dovuti adattare. Perché? Perché le presentazioni restavano, come abbiamo detto, importanti. Quindi dall'oggi all'indomani, sì o sì, o le fai online efficaci oppure non funzionano. E quindi si sono viste le cose più acrobatiche, da webcam che inquadravano da sotto a sopra, da video su YouTube che spopolano, andatevi a guardare tutti i video delle gag sulle presentazioni online in cui c'è quello che risponde dal bagno, quello che a un certo punto si sta facendo un frullato, quello che in realtà ti sta parlando dal letto sotto le coperte, alla camper, insomma, ci sono dei video veramente divertenti che mostrano di tutto di più. Ma al di là di questo, pian pianino ci siamo abituati a metterci in mute, ci siamo abituati a non condividere lo schermo mentre un altro sta parlando, eccetera, eccetera. Cose che mi sono successe tra l'altro in evento, d'accordo? E per raccontarvi un piccolo aneddoto, durante uno degli eventi in passato mi è capitato di una persona che nel frattempo stava lavorando, con tutto il rispetto, però a un certo punto ha deciso di condividerlo con tutti, quindi mi ha preso il monitor, non so come abbia fatto tra l'altro, perché è solitamente bloccato, però ha preso il monitor e ha cominciato a condividere, tra l'altro stava lavorando su SAP, sistemi informativi aziendali, e stava condividendo le informazioni sensibili, io non vedevo chi fosse, quindi difficile riuscire a contattarlo, insomma alla fine è stato un momento di pochi secondi di panico, ma tutto è tornato alla normalità. Quindi ci siamo abituati a queste nuove circostanze. Adesso che ci siamo abituati e che sembra che riusciamo a gestirle, in molti casi, non in tutti, però in molti casi riusciamo a gestire queste presentazioni online, che cosa cambia? Torniamo in ufficio. Come Marco diceva, si comincia a tornare dal vivo. Il fatto è che non tutti stiamo tornando dal vivo. E infatti, a seconda di dove lavoriamo, ci sono circostanze in cui non si torna completamente, circostanze in cui si comincia a tornare al 50% della workforce, circostanze in cui si torna a turni. Io, diciamo, avendo la fortuna di conoscere diverse realtà tra i miei clienti, vedo diversi modi tramite i quali questo ritorno viene affrontato. Ma quello che vedo come trend comune è che in questo ritorno non è un ritorno al 100% per adesso. Questo quindi che cosa ci porta? Ci porta al prossimo step. Il prossimo step, che è un back to office, ma parziale. E quindi questo come inciderà sulle presentazioni? Secondo me è abbastanza evidente, lo vediamo già, a me è capitato già in diverse occasioni, si comincia a parlare di presentazioni ibride. Presentazioni ibride delle quali noi cominciamo a parlare, ma che in realtà stanno già succedendo. E infatti ibrido che cosa vuol dire? Ibrido, ragazzi, vuol dire semplicemente che, a differenza di una presentazione dal vivo in cui la tua audience è tutta dal vivo, o da una presentazione in remoto in cui la tua audience è tutta da remoto, ibrido significa che una parte della tua audience è dal vivo e una parte della tua audience è da remoto. Noi ci mettiamo nella posizione in cui tu sia dal vivo, quindi tu sei dal vivo in aula con delle persone e hai una parte dell'audience in remoto. Io vi dico già che negli anni passati io così, per esempio, ho fatto esami all'università e ho fatto anche dei lavori di gruppo in università. Significa che tu avevi dei gruppi di ragazzi che due o tre erano in aula e altri due o tre erano nell'etere. Ok? E quindi è un modo di lavorare diverso, nuovo. Non starò a disquisire del fatto che sia più efficace o meno efficace, io ho una mia personale preferenza e dopo magari ci confrontiamo, ma al di là di tutto è quello che sta succedendo e quindi noi da presentatori ci dobbiamo adeguare a questo. La differenza è che questa volta abbiamo un'opportunità. Infatti, se con le presentazioni online ci siamo trovati dall'oggi all'indomani dietro a uno schermo a casa in pigiama, con le presentazioni ibride è diverso, perché sappiamo che stanno arrivando, sappiamo che stanno succedendo e quindi possiamo prepararci per tempo. Le presentazioni in remoto comunque ci hanno lasciato dei learnings, se vogliamo, che oggi ci portiamo dietro e applichiamo nelle presentazioni ibride. Per fare un recap veloce, sicuramente abbiamo evoluto il nostro setup, abbiamo imparato a presentare in remoto, a fare un public speaking in remoto, e abbiamo lavorato anche sulle nostre presentazioni. Tutte cose che adesso vi racconto perché sono learnings che secondo me ci dobbiamo portare dietro. Ma vi voglio raccontare una storia abbastanza imbarazzante di una cosa che mi è successa durante questo periodo di presentazione online. Un giorno vengo invitato a parlare ad un podcast. Questo podcast era un'intervista registrata, per cui vengo invitato, il relatore fa partire la Zoom call, io mi collego, sapete quanto io ci tenga alla presentazione online, chiaramente, no? Quindi mi preparo, posiziono il mio laptop, era un giorno che mi trovavo a Dubai, quindi posiziono il mio laptop, la finestra, sto attento, la luce, posiziono tutto bene, insomma,
Entro in questa Zoom call durante un podcast. Solitamente gli eventi non mi mettono particolarmente a disagio, anzi mi divertono, ma vi ho portato uno screenshot di quel giorno lì in cui si vede quanto imbarazzante sia stato per me quel giorno. Eccolo qua. Questo è lui e quello nel quadrino piccolo sono io. A parte la situazione di disagio della mia espressione, ma guardate la differenza di qualità tra lui e me. Impressionante. Questo è il momento in cui ho capito che c'era qualcuno che faceva le cose in maniera diversa, in maniera migliore. E se voi fate caso, online ce ne sono tante di persone che fanno cose veramente, veramente belle durante i live streaming. Perché ragazzi, noi diciamo che facciamo una Zoom call, che facciamo una Teams call, ma alla fine stiamo facendo un live streaming. E allora chi sono i live streamer migliori del web? Chi sono quelli che lo fanno per viverci, che lo fanno veramente bene? YouTuber? Gamer, Switch, ok? Questa è tutta gente che a livello di live streaming è fortissima. Perché il business non impara da loro? Così ho deciso di fare un passo indietro. Ho messo via tutte le credenze business e mi sono dato al mondo dei videogame, dove sono andato un po' a studiare, no, scherzo, non soltanto i videogame, però sono andato a studiare il fenomeno del live streaming. E così ho scoperto un sacco di cose veramente fighe. Oggi vi condivido, perché questa è la parte online, d'accordo? Sicuramente da un punto di vista tecnologico il setup è evoluto. Mi sono fatto una foto per farvi vedere da dove vi sto parlando oggi qui e questo è il mio setup. Okay? Quindi se, cosa potete notare in questo setup di particolare? Beh, sicuramente sto utilizzando un microfono che chiaramente non è il microfono del mio computer. Sto utilizzando una camera, una Sony Alpha 6000, non è neanche nuovissima ma è buona per un live streaming e sto utilizzando un pannello luce da gaming e il gatto Keylight. Ora, chiaro, non vi sto dicendo che tutte queste cose le dobbiamo adottare, ma adesso vi faccio vedere come tutto questo può diventare fattibile con budget ipercontenuti per chi invece con le presentazioni si fa del business. Ok? Questo è un setup da gaming. Noi non ci serve questo, ci serve molto meno, ma io vi posso garantire che con molto meno potete fare di quello che vi faccio vedere io adesso, potete fare davvero molto di più di quello che probabilmente fa la maggior parte delle persone. In realtà, da un punto di vista della camera, vi svelo un grandissimo segreto. Una camera importante fa la una camera di qualità fa chiaramente la differenza, ma una camera di qualità non significa che dovete comprarvi una mirrorless ultima generazione, spendere migliaia di euro con le lenti per fare l'effetto sfocato, eccetera. No, non serve. In realtà abbiamo tutti una camera di altissima qualità e ce l'abbiamo in tasca tutti i giorni. Questa. Ma per quale ragione allora utilizziamo la cam del PC, che nella maggior parte dei casi ha una qualità scarsissima? E voi mi potreste dire, sì Mauri, ok, però io come faccio a utilizzare la cam del mio smartphone come cam durante una call? Facilissima, adesso vi faccio vedere come si fa. Ma io vi dico che anche se utilizzaste soltanto la camera frontale del vostro smartphone, fareste una differenza abissale, anche solo per la capacità di adattarsi alle luci che il vostro smartphone ha, che la webcam del PC, poveretta, c'ha veramente poco. Esistono delle app, peraltro, gratuite, Ivicam è quella la mia preferita, quindi vi parlo semplicemente di questa, se non altro si chiama Epocam, che non è male, ma io preferisco Ivicam perché la trovo più stabile, che vi permette in maniera molto semplice, installando un piccolo software sul PC e scaricandola sul vostro smartphone, di utilizzare lo smartphone, aggiungerlo come cam durante una call su Zoom, su Teams, su Meet, su quello che volete. Il mio consiglio qua è ricordatevi sempre di collegare il telefono, perché sennò vi si scarica e soprattutto, se possibile, mettetelo in modalità aereo, perché se vi suona mentre state parlando non è piacevole. Ve lo dico perché mi è successo. Ok, quindi sicuramente un piccolo cambio di camera fa una grande differenza nel modo in cui presentiamo. Da un punto di vista di public speaking, allora è chiaro che dal vivo abbiamo tutti fatto corsi di public speaking, almeno molti di noi lo hanno fatto. Sapete cosa vuol dire fare un corso di public speaking? Sapete cosa vuol dire non incrociare le braccia, non incrociare le gambe, non ti appoggiare, non ti girare, guardare per te, certo, tutto quello che non devi fare, che dovresti fare, va bene. Ma online tutto questo come cambia? Beh, online cambia in maniera significativa, perché è chiaro che io non vedo nessuno. Vedo soltanto un obiettivo che tra l'altro dovrei guardare per la maggior parte del tempo, ma non è facile perché ho tante distrazioni nel frattempo, anche se mi sto descrivendo poco, quindi mi sto distraendo poco. E c'è un principio di base che secondo me ci permette di riassumere tutto quello che dobbiamo sapere sul public speaking quando parliamo online. Variare il più possibile. Che cosa variamo? Quattro cose. Variamo il ritmo, variamo il tone of voice.
quindi io posso parlare con un tono voice più sostenuto e ti posso sussurrare qualche cosa. Perché magari quello che ti sto sussurrando, se lo adatto anche a un ritmo più suave, ok? Allora magari attira l'attenzione. Perché noi spesso crediamo che se facciamo casino in call, e allora le persone ci ascoltano. In realtà spesso sono le pause e il cambio da un tone of voice sostenuto a un tone of voice più pacato che ti permettono di attirare l'attenzione. La velocità con la quale parliamo. Io potrei parlare super veloce oppure potrei fare dei focus su dei momenti in cui voglio massima attenzione perché voglio che quel messaggio passi. E poi la distanza dalla cam. Questa è una cosa che ho imparato visto che funziona veramente bene. Io purtroppo oggi non lo posso fare perché chiaramente ho questo microfono qui, ma un'alternativa valida sono i lavalier, che sono i microfonini che si usano in evento, quelli clippati alla camicia, che ti permettono diciamo, flessibilità di movimento e ti permettono di avvicinarti alla camera. Ora io non mi posso avvicinare perché sennò vado contro il mio microfono, però avvicinarti e allontanarti dalla camera crea intimità con la tua audience, anche se a tu te non la percepisci. E questa è la grossa differenza dall'online, perché te non la percepisci perché tu non vedi le persone, però le persone la percepiscono. Per cui fidati che funziona e provaci. Chiaramente dobbiamo fare attenzione al modo in cui noi ci presentiamo in camera. Io oggi sto utilizzando una modalità di Teams che si chiama Reporter. Ho fatto nelle settimane precedenti, per qualcuno di voi che mi segue su LinkedIn lo sa, ho fatto dei sondaggi e ho chiesto quale di queste nuove modalità piace di più. Anzi, mi piacerebbe chiederlo anche a voi oggi in evento, per cui ditemi in chat quale tra queste modalità voi preferite. Handout è la prima in alto che vedete e sostanzialmente vi mette davanti alla vostra slide. Side by side vi mette di fianco alla vostra slide, io l'ho utilizzata tantissimo durante il periodo delle presentazioni online, solo che non si poteva fare con Teams, né tantomeno con altri strumenti, per cui mi sono trovato io a doverlo fare necessariamente con degli strumenti da streaming per il gaming, ho utilizzato OBS Studio per fare queste cose qui. E l'ultimo Reporter, che è quella che stiamo utilizzando oggi, che secondo me valorizza il relatore e senza sacrificare troppo comunque la slide. Vediamo un pochettino cosa mi state dicendo in chat. Allora, Gabri dice Reporter, ok. Eli, Reporter. Silvia, reporter, ok. Giorgia, side by side, interessante. Sì, side by side è molto interessante. Paolo, vota per il reporter e Teresa per l'handout. L'handout è veramente carino. Anche l'handout è carino. L'unica cosa è che se utilizzate un handout, io vi raccomando di disegnare le slide adeguatamente, perché altrimenti se andate davanti al vostro contenuto non sta bene perché andate a coprire, a occultare parte della vostra slide. Vedo che Sabrina vota per il side by side. Sì, il side by side è molto interessante. Il reporter, tutto sommato, non sacrifica la slide del side by side, che comunque si vede molto bene, ma valorizza il relatore. Chiaro, dovete avere uno sfondo che vi permette di fare un lavoro di questo genere. Se non ce l'avete, meglio il side by side. Ad esempio, dove mi trovo io adesso, ho un muro bianco dietro, quindi tutto sommato lo scontorno è pulito. Chiaro che se mi trovassi in ufficio da me, probabilmente non lo potrei fare perché ho dietro una libreria con i miei libri, e allora in quel caso lo scontorno sarebbe un vero disastro. Per cui in quel caso probabilmente opterei per un side by side. In ogni caso, in tutti e tre questi casi, la mia raccomandazione è slide pulite, ragazzi, slide pulite, perché se utilizzate modalità di questo genere, la slide viene più piccola, che va bene perché state valorizzando il relatore, questo secondo me è super importante. Valorizzare il relatore è importantissimo durante una presentazione, anche la gestualità, spesso sacrificata, però aiuta tanto, ok? Ma occhio, perché la slide sarà più piccola e di conseguenza è importante che i messaggi si vedano. Cercate di scrivere in grande, cercate di mantenere la slide lean, come ci piace dire a noi. Ok, in generale l'inquadratura, quando dovete sceglierla, utilizzate un'inquadratura da reporter. Queste sono le inquadrature che utilizzano in BBC, ma comunque in generale sono inquadrature abbastanza standard che si utilizzano sulla regola dei terzi. La regola dei terzi sostanzialmente vi permette di dividere la vostra inquadratura in 9 parti uguali e voi vi potete distribuire attraverso i terzi, facendo attenzione di avere gli occhi all'altezza del terzo superiore. È abbastanza semplice, è una regola, diciamo, aurea della fotografia. Il mute, ragazzi, il mute è oro colato, è fondamentale. Stare in mute per non disturbare. Voi mi dite, Mauri, ovvio, ovvio più o meno. E vi dirò anche, state attenti quando dovete mutare gli altri.
Ok? Alcuni strumenti ti permettono di farlo meglio di altri. Teams adesso è evoluto abbastanza e ci permette di farlo, perché non sempre possiamo affidarci a, non voglio dire la bontà dell'audience, ma anche alle capacità tecniche, perché spesso magari uno non si rende conto di non essere in mute e parla e va avanti. A me capita spesso durante le formazioni di avere qualcuno che magari, soprattutto quando si entra, ancora stanno parlando e tutto, perché ancora non hanno chiuso le ultime applicazioni, e quindi poi magari gli disturba. Per cui il mute è super importante. Adesso, un'altra cosa che abbiamo imparato fondamentale è questa: l'importanza della modalità presentatoria. Questa è una cosa alla quale, ragazzi, io tengo veramente, veramente tantissimo, ma tantissimo. Slide di questo genere si chiamano muri di testo. Se voi la state guardando, sapete che probabilmente la state anche leggendo. Questo è un esempio che io faccio sempre nei miei corsi di Lean Presentation. E dico sempre: se la state leggendo, vi starete anche rendendo conto che non parla di nulla che sia correlato a quello che io sto dicendo. La cosa simpatica è che dopo che io ho detto questa cosa, chi non la stava leggendo probabilmente è andato a verificare che sia vero, perché è più forte di noi. Perché è più forte di noi, non c'è niente da fare. Se qualcuno ti fa vedere del testo a schermo, tu lo leggi. Punto, basta, è così, tu lo leggi. Perché? Perché il tuo cervello deve matchare, deve collegare i puntini, quello che io sto dicendo con quello che io ti sto mostrando. Quindi tu necessariamente vai a guardare, vai a leggere, perché devi leggere e capire dove sta scritto quello che io ti sto dicendo. Funzioniamo così. Qual è il problema? Ditemelo voi in chat. Se voi fate leggere la vostra audience, cos'è che contemporaneamente non potranno mai fare? Vai, ditemelo in chat, cos'è che non faranno? Ok, vedo che arrivano i primi commenti. Ok, non si ascoltano, grazie Sabrina, Gabriella, Giorgio, vedo che siete d'accordo, non si ascoltano. Allora ragazzi, in una presentazione quante volte vi potete permettere di perdere l'attenzione delle persone prima che smettano completamente di ascoltarvi? E soprattutto online, dove tra l'altro ci sono mille distrazioni, ognuno di noi ha mille altre app aperte mentre qualcuno sta parlando. E allora come possiamo fare a perderli? Noi li dobbiamo perdere. E allora io qui vi dico una cosa: non soltanto noi vogliamo che le persone non leggano le vostre slide, ma noi vogliamo anche che nessuno di noi si giri a leggere le proprie slide. Online non ci giriamo più perché è tutto di fronte, per cui le leggiamo proprio di faccia a faccia, come si dice al mio paese. Ma il punto qual è? Che se tu aspetti la prossima slide per commentarla, si vede e la presentazione non scorre. Perché è la presentazione che sta guidando te, non te che stai guidando la presentazione. Quindi le persone si metteranno a seguire le slide più che a seguire te. Dal vivo questo è devastante, quando uno si gira a leggere le slide. E allora come dovrebbe funzionare? Dovrebbe funzionare in questa maniera qua. Dovrebbe funzionare che noi abbiamo l'attenzione della nostra audience, in primis. Poi, da lì, noi parliamo della slide successiva, parliamo della slide successiva, noi non parliamo della slide che sta fuori, noi parliamo della slide successiva, siamo sempre in anticipo di una slide, ok? In modo che quando poi noi facciamo uscire la slide successiva e le persone vanno a guardare la slide successiva, e allora le persone arrivano, guardano la slide successiva, perché lasciano te, vanno sulla slide, vedono quello che stanno vedendo, che è la slide, catturano il messaggio a colpo d'occhio, perché la nostra slide è una slide lean, vero ragazzi, e tornano da noi. Questo significa che la maggior parte dell'attenzione è su di noi. Soltanto una parte dell'attenzione va sulle slide. E soltanto ogni tanto, quando lo decidete voi. Il momento fondamentalmente in cui vanno sulle slide lo decidete voi, perché siete voi a mandare avanti alla prossima slide. Sono io che clicco sulla prossima slide, giusto? Questo significa che però dovete sempre essere in anticipo sulle slide. Cioè voi dovete sempre sapere qual è la slide successiva. Come farlo? Semplicissimo, con la modalità relatore di PowerPoint. Per fare questa operazione, noi utilizziamo una cosa standard, ma in maniera non standard, che è la modalità relatore di PowerPoint. La modalità relatore di PowerPoint è questa che voi state guardando adesso, in cui sostanzialmente voi vedete la slide che sta fuori e la slide successiva, vedete in alto a destra quella successiva. In questo modo voi potete sempre sapere cosa sta succedendo e questo è quello che io ho davanti adesso. Chiaro è che online potete fare anche una cosa in più, che è una figata pazzesca. Cioè voi potete customizzare il flusso della presentazione. Mentre dal vivo io clicco un pulsantino del remote control e continuo a parlare e seguo il flusso che ho predefinito della mia presentazione. Online, se io in questo momento decidessi di saltare da una parte all'altra della presentazione e customizzare completamente il flusso, voi non ve ne accorgereste neanche. E questo mi permette di avere un grande vantaggio sulla mia audience, perché in maniera molto fluida io sono in grado di
personalizzare il costo della presentazione a seconda del tempo a disposizione, a seconda delle domande, a seconda delle esigenze dell'evento. Questa è una cosa che dal vivo è difficile da fare perché dovrei andare al mio laptop e selezionare l'altra slide o saltare da una slide all'altra, mentre dal vivo non se ne accorge nessuno. Per fare questa cosa mi basta utilizzare la modalità relatoria in cui entro e scelgo dalla panoramica la slide dove voglio saltare, quindi posso scegliere la slide che desidero. Fabio, prego, scrivi pure la domanda in chat. Vedo che c'è una manina alzata. E questa modalità quindi ci permette di avere una customizzazione del flusso e quindi una libertà maggiore quando progettiamo la presentazione. Infatti non ho più la necessità di fare una presentazione per filo e per segno dall'inizio alla fine, ma io ci posso mettere dentro anche delle slide che poi magari non presenterò proprio. Okay? E non è che le devo nascondere, semplicemente quando sono in prossimità, perché vedo che è la prossima slide, entro nella modalità panoramica e salto. Okay? Tutto questo io oggi lo sto facendo, ma non viene, non passa dall'altra parte. Chiaro è che tutto questo ha del prezioso, ma per farlo ci sono dei trick non banali. Allora, Gabri ci chiede, questa modalità è presente soltanto in PowerPoint? Allora, è presente in PowerPoint sicuramente, è presente in Google Slide anche. Non ho conoscenza di Keynote, non uso Mac, non lo so, quindi non mi sbilancio, ma sono abbastanza convinto che ci sia una modalità presentatore anche in Keynote. Ragazzi, qualcuno di voi utilizza Keynote e sa rispondere su Keynote? Così completiamo la risposta. C'è la modalità presentatore su Keynote, che voi sappiate? Vediamo Gabri se in chat c'è qualcuno che lo sa. Ok? No, no, siamo tutti Windows. Gabri, tu parlavi di Keynote, immagino, no? Ok, sì, esatto. Ok, se qualcuno in chat lo sa, gentilmente rispondete a Gabriella. Non lo so, ma basta fare una ricerca veloce su Google e lo scopriamo. In ultimo, slide lean, slide essenziali. Ragazzi, c'ho scritto un libro su questa cosa qua, lo sapete, molti di voi l'hanno letto, qualcuno di voi mi ha anche lasciato una bella review, grazie. E slide essenziali, ok? Lean non vuol dire che hanno una parola e un'immagine. Chi ha fatto il corso con me lo sa benissimo. Deve essere un'esperienza, ok? Un'esperienza per la vostra audience che funzioni, ma che funzioni per davvero. E quindi dimentichiamoci animazioni, transizioni, cose acrobatiche che non servono a nessuno, non migliorano la comunicazione, ma facciamo una cosa che sia efficace e pulita. Quindi facciamo business con queste presentazioni, d'accordo? Quindi non dobbiamo perdere il doppio del tempo per riuscire. Va bene? Grazie Gabri, assolutamente. Se poi ci condividi il punto alla fine della call, magari ne parliamo. Grazie. Benissimo. Ora, se sul mondo delle online presentations, questi sono alcuni, secondo me, dei benefici che ci portiamo dietro, ma non tutti, chiaramente. E da qua vi dico, io ho scritto, ho pubblicato una guida abbastanza ricca in cui riassumo tutti questi trucchi, se poi è un qualcosa di vostro interesse, questa io l'ho inserita tra i bonus a fine webinar che dopo vi spiego come accedere. Ma passiamo al librido, dal remoto al librido, quindi abbiamo detto la vostra audience non è più tutta in presenza, ma è in parte in presenza e in parte da qualche parte nell'etere. E allora in questi casi come ci si comporta? La prima cosa che mi chiederei è: ma mi devo veramente adattare a questa modalità? Cioè, questo ibrido è transitorio, ma è qui per restare. Io ragazzi non prevedo il futuro, però vi porto qualche fatto. Sicuramente ci sono delle evidenze che ci portano a pensare che le aziende stanno lavorando nella direzione dell'ibrido, d'accordo? Uno smart working sempre più incalzante, sempre più presente nel nostro modo di lavorare, spazi di lavoro che evolvono nella direzione dello smart working. Vi ho portato anche qualche piccolo video che mostra quali sono le tendenze. Today's Microsoft Teams Rooms bridge the gap between in-person and remote meeting attendees, providing everyone high-quality, inclusive experiences. Going forward, these rooms will deliver more natural and immersive experiences for hybrid work. The Focus Room will evolve to connect in-person and remote attendees in a more unified experience, with a larger screen where interactions feel more natural as you sit face-to-face across from life-size remote colleagues. A camera placed at eye level to improve eye contact. Spatial audio so you hear people's voices from their position on the screen.
and to enrich real-time collaboration, meeting chat notes, and actions will be at the forefront of all Teams rooms. Larger rooms with more attendees make it challenging for people working remotely to know who is present and who's talking. Teams rooms will deliver a meeting experience where everyone is fully represented and connections feel natural. We have reimagined the meeting room to bring people face-to-face with remote colleagues and unlock more space for people, content, and collaboration. Technology will fade to the background with Teams Rooms. Non vi sto parlando del futuro, qualcosa che però è già successo, prodotti che già sono praticamente presenti sul mercato. Smart working sì o smart working no, perché alla fine di tutto questo stiamo parlando. E Zoom, anche Zoom, ha creato le Zoom Rooms. Bring Zoom into your conference rooms with Zoom Rooms. Zoom Rooms combine video conferencing, wireless content sharing, and integrated audio into one easy-to-use platform. Zoom works with turnkey hardware kits from partnering vendors. Do it yourself or work with our professional services team and network integrators. Our simple tablet interface allows you to start any meeting with a single touch. Wirelessly and securely share content from any device, mobile, tablet, or laptop. Share content whether you're in the room or joining remotely. Zoom Rooms also works on your interactive touch displays. The displays are perfect for ideation and other collaborative work. Control the meeting, screen share with annotation, and whiteboard, all from your touch screen. Schedule time or look at the first list of upcoming meetings on the Zoom Rooms scheduling display. Enhance corporate communications using Zoom Rooms digital signage. Modernize your conference rooms with Zoom Rooms. Teams, Zoom, ma proviamo a cambiare industry e vediamo, perché tra i primi a parlare di hybrid meetings nel mondo dell'hotelleria ci sono i nostri amici di NH, per esempio, che hanno fatto dei progetti veramente molto interessanti. E come anche, per esempio, se guardiamo spazi di coworking come WeWork, d'accordo, che ha cominciato da subito a parlare di hybrid meetings. Io ho avuto modo di lavorare anche con Rico, che ha prodotto delle vere e proprie lavagne virtuali che permettono un'evoluzione della sala riunioni verso una realtà ibrida. Quindi ibrido non è il futuro, ragazzi, ibrido è quello che già sta succedendo, ibrido è la realtà e le aziende già ci sono attrezzate perché questo, per supportare questo tipo di modalità. Noi, prima ancora delle aziende, le università, ad esempio, dove l'ibrido è stata un'esigenza urgentissima, io l'ho vissuto direttamente. Quindi proviamo a riassumere tutto quello che possiamo imparare, tutto quello che stiamo imparando su queste modalità ibride, in 7 punti. Il primo fra tutti, dobbiamo noi per primi diventare dei presentatori ibridi. Perché se prima ci bastava sapere che ci serviva, i più sgamati di noi si portavano un cavetto HDMI, un cavetto VGA per attaccare il laptop al proiettore, o magari un adattatore USB-C e già facevi la differenza ed eri un presentatore fortissimo, oggi non è più così, perché questa è la base. Abbiamo detto che oggi sì, una parte è in presenza, una parte è remota. Certo è che le buone practice restano le stesse. E allora, la prima cosa fra tutte è la modalità relatoria di cui stavamo parlando prima. Questo è quello che io vedo tendenzialmente durante una modalità, come mentre io sto facendo una presentazione ibrida, o comunque una presentazione online. Come vi dicevo, alla fine si tratta di un mix di best practice che vengono dal mondo dell'online e dal mondo del live. Questo io prima non lo facevo dal vivo, ma adesso quando presento in modalità ibrida lo faccio. Perché? Perché adesso io ho bisogno di avere su una parte dello schermo la modalità relatoria, sull'altra parte dello schermo ho bisogno di avere la mia Teams call. Ora, vi dico subito una cosa, ragazzi, questo schermo, io vi ho fatto vedere questa cosa in maniera semplice con il mio faccione, ma è la stessa cosa che sto facendo oggi, d'accordo? In questo momento, se io facessi uno screenshot di quello che vedo, vediamo se ve lo posso mettere in chat, facciamo una cosa un po' unconventional, eccolo qua, ve lo metto in chat, vi metto in chat quello che io vedo in questo momento, come voi vedrete, io ho la mia Teams call a sinistra, in questo caso l'ho messa perché così la chat ce l'ho praticamente in centro sotto la camera, e a destra invece ho la mia modalità relatore. In questo modo io ho sotto controllo la chat, posso interagire con voi, ma ho anche sotto controllo le mie slide. Se fossi dal vivo con voi e avessi una parte dell'audience in remoto, per me è importante avere la modalità relatore sempre per poter anticipare le mie slide, ma devo sapere cosa stanno dicendo in chat, perché magari stanno interagendo in chat. Qui il modo di interazione è fondamentale.
Quindi di fatto questa è la situazione che voi state vedendo. Io che sono qui allo schermo vedo queste due cose, però c'è una terza cosa che è quella che state vedendo voi, che io non vedo da nessuna parte. E questo è molto interessante, perché io vedo un sacco di presentatori che si mettono sullo schermo la slide full screen e non vedono nient'altro, non vedono la call, non vedono la slide successiva e quindi vedono quello che vedono le persone. Non mi serve a niente vedere quello che vedono le persone, a voi serve vedere tutt'altro. Quello che vedono le persone, voi lo sapete perché la slide è proiettata. Quindi dov'è che io sto proiettando questa seconda slide? Perché io sono in modalità presentatore. Numero uno, io sto disaccoppiando da PowerPoint la modalità relatore dallo slideshow. E questo adesso vi faccio vedere come si fa. Ma poi sto proiettando quella slide da qualche parte che non è il desktop che sto utilizzando io. C'è un video che ora non vi farò vedere, ma che poi vi condividerò in cui spiego passo per passo. Aspettate che Presenti quando lo vado su online. un'espressione imbarazzante. Vi farò vedere, poi vi passo questo video tra i bonus del webinar, visto che ci siamo, in cui spiego passo per passo come montare questo setup. Perché non è difficile, ma non è scontato arrivarci. In generale, quindi, durante un'operazione di questo genere, voi dovete diventare dei veri e propri registi del vostro evento. E qui vi chiedo, siete multitasking? Magari le ragazze sono avvantaggiate rispetto a noi. Siete multitasking? Ma perché vi dico una cosa, se dal vivo noi stiamo parlando, interagendo con le persone, stiamo scambiando le nostre idee, stiamo ascoltando preferibilmente, nel momento in cui mettiamo insieme tutta la parte dell'online, cominciamo a dover chattare, dobbiamo essere anche ingaggianti per chi è dall'altra parte dello schermo e dobbiamo essere capaci di condividere il nostro schermo, ma anche condividere quello che dicono loro, quelli in remoto, con quelli che sono in presenza. Dobbiamo continuamente ammettere le persone alla call, anche se, come non so se l'avete notato, ma oggi, per esempio, io negli eventi lo tolgo in modo che voi possiate entrare direttamente e io non devo star lì ad aggiungere quelli che arrivano in ritardo, se no ogni volta col mouse è un problema andare da una parte all'altra e dovete mutare quelli che parlano. E sì, perché oggi magari siete tutti mute perché usiamo la chat, ma durante una presentazione di business ibrida, magari io ho bisogno che le persone dall'altra parte possano parlare, quindi magari devo mutarle quando non voglio che parlino. Ok, e devo chiaramente essere presente in chat e leggere i messaggi. Tutto questo io lo devo fare contemporaneamente e non c'è bisogno di fare una presentazione della vita per fare tutto questo, ma è quello che sta succedendo, ragazzi, nel day by day, nelle sale riunioni di tutti i giorni. Ora, durante le presentazioni io ho sempre insegnato che noi dobbiamo cercare di fare il meno possibile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo cercare di, durante una presentazione dal vivo, l'ideale è pensare soltanto a mandare avanti alla slide successiva e concentrarsi sulle persone. Per questo io quello che dico è sempre cerchiamo di testare tutto prima. Perché nell'ibrido ora non possiamo più fare soltanto quello che facciamo, ma dobbiamo aggiungere tutta la parte online e tutto in contemporanea. Di conseguenza è fondamentale testare tutto prima. Ragazzi, testiamo. Mi è capitato di recente di fare un evento dove non abbiamo fatto dei test e ci sono stati dei problemi. Ci sono stati dei problemi, per quanto fosse una semplice condivisione di schermo. I test, anche se sembra una cosa banale, fateli perché in 5 minuti vi salvate ore di evento e imbarazzo. Come si gestisce questa chat? Allora, la chat, come avete capito, io la tengo sempre sott'occhio per essere presente. Mi piace quando qualcuno alza la mano perché posso dargli la parola, anche se in chat potete chattarmi direttamente, quindi non vi preoccupate, ma io uso anche un altro, ma questo quando sono vicino al PC. Ma se io fossi in piedi durante una presentazione ibrida, tutto questo come lo faccio? Io uso un piccolo trucchetto qua, vi passo il mio trucco, poi a voi la scelta. Io utilizzo uno smartwatch. Io utilizzo uno smartwatch in cui ho disabilitato tutte le notifiche meno quelle di Teams. E in questo modo, quando io sono in aula, che sto facendo lezione o sto presentando e qualcuno mi chatta su Teams, io magari non lo vedo in quel momento, mi vibra lo smartwatch e so che mi è arrivata una notifica in chat, per cui vado e guardo appena ho la possibilità. Per la missione, la mia raccomandazione è se potete fate in modo che o le togliete, in modo che tutti entrano e così evitate il ritardatario che poi vi interrompe, oppure abbiate qualcuno che sia relatore come voi, di cui vi fidate, che non vi prende lo schermo, che si occuperà di ammetterle. Facilissimo, si fa spessissimo tra colleghi. La cosa importante è, ragazzi, non vi dimenticate di quelli che non vedete, perché ci sono, ok? E spesso noi pensiamo a quelli che ci sono in aula e ci dimentichiamo completamente degli altri. Vabbè, non sono venuti, peggio per loro, avranno un'esperienza diversa. No, no, hanno la stessa dignità, d'accordo? È fondamentale. E ricordiamoci che le luci sono da gestire in maniera ancora più complessa.
perché se oggi mi basta un pannello luce come quello che vi ho fatto vedere, perché tanto sono seduto e non sto andando in giro, ok, sto utilizzando un pannello Elgato Keylight che è questo qui, ma ce n'è anche uno molto più economico che ho visto utilizzare, che è veramente spettacolare, che sono sempre di questa marca qui, Elgato, una marca da gaming molto buona, ma dopo vi lascio tutte le referenze. In ambiente ibrido la situazione è diversa, perché in ambiente ibrido io mi devo muovere all'interno di un'aula e allora devo stare attento alle finestre, devo stare attento a dove mi metto. La cosa importante è che se ci sono aree di penombra io le identifichi prima, perché magari chi è in aula mi continua a vedere, ma chi è online non mi vede più. Teniamo sempre a mente chi non vediamo, che chiaramente è in una situazione svantaggiata. Cerchiamo di attrezzarci per l'ibrido. Io in questo momento mi trovo all'estero, sono in Spagna, e solitamente tutti gli anni io viaggiavo con un 13 polli, quello che vedete a sinistra. Quest'anno vi ho fatto una foto del mio tavolo di attrezzatura da quando vado in giro. Molta di questa attrezzatura io me la porto anche in aula, certo non mi porto il pannello luce, non mi serve, non mi porto il microfono in quel modo, probabilmente utilizzerò un altro microfono, ma sicuramente la mia attrezzatura è evoluta significativamente. Quando io mi presento in aula, in sala riunione, ho dietro uno zaino con dell'attrezzatura che non è più un laptop e un cavetto HDMI, ok? Ma il nostro alleato più prezioso resta sempre comunque il nostro smartphone. Perché? Perché il nostro smartphone, soprattutto su strumenti come Teams, ti permette di collegarti con più device. Cioè, tu ti puoi collegare a Teams con il tuo PC, ma anche con un altro device, e puoi aggiungere il device. A questo punto, quindi, senza neanche utilizzare Ivy, che hanno altre app, il tuo device ti dà la possibilità di utilizzare il microfono e la camera. Quando entrate su Teams, voi potete scegliere se trasferire la call a un altro device o utilizzare quel device lì. Su Zoom lo potete fare con due utenze diverse, non è abbastanza, questo non è uso come Teams, gli strumenti si equivalgono, in alcuni casi si differenziano. Su questo Teams, secondo me, è meglio, almeno, non so se su Zoom l'abbiano aggiunto di recente, ma non credo. E quindi io cosa faccio? Sul PC tengo il microfono, tengo la cam e tengo lo schermo. Sullo smartphone accendo la cam, accendo il microfono e utilizzo l'attrezzatura, diciamo, video, ok, media dello smartphone per parlare e farmi vedere. Ma condivido lo schermo dal PC. Una cosa molto semplice che però vi dà stabilità nel caso il PC si bloccasse e vi permette anche di utilizzare la camera, il microfono dello smartphone che sono in qualità superiore a quelli del vostro laptop. Chiaramente, ragazzi, da qui non si scappa, un treppiedi vi serve, perché mettete un treppiedi che vi permetta di tirar su lo smartphone e inquadrarvi bene. Io nello specifico utilizzo quelli foldable, ma perché, per esempio, io alle volte attacco la mia camera direttamente a un palo, ok? Come in questo caso io sto attaccando la mia cam al palo del pannello luce, e quindi con un foldable io la posso mettere lì o la posso appoggiare su un desk se sono in giro in sala riunioni, d'accordo? Molto molto comodo. Ricordatevi sempre, ragazzi, un caricatore. Vi sto facendo vedere roba Apple perché ho un iPhone, ma ragazzi va bene qualunque telefono, d'accordo? Qualunque smartphone sicuramente funziona meglio della cam o del mic del vostro laptop. Un'altra cosa preziosissima sono i pods Bluetooth, gli auricolari Bluetooth. Perché? Perché gli auricolari Bluetooth separati, quindi quelli col cofanetto, ok, hanno un vantaggio enorme. Infatti voi potete utilizzarne uno mentre caricate l'altro. Io vedete che ne ho soltanto uno oggi, d'accordo? Perché l'altro è in carica. Quando questo mi farà il blip blip che si sta scaricando, io prendo il mio cofanetto, li cambio, ok? E faccio così, vado avanti per giorni, non si scaricheranno mai. Considerate che, almeno per gli AirPods, hanno un tempo di ricarica di un quarto d'ora e una durata di un'ora e mezzo, quindi riesci sempre a farci dentro. Prendete il pod Bluetooth che preferite, quello che vi consiglio è state attenti quando lo scegliete ai tempi di ricarica. E alla durata, fate in modo che chiaramente durino molto di più di quanto ci mettono a ricaricarsi, preziosissimi. Tra l'altro vi dico una cosa, i pod Bluetooth hanno anche dentro un microfono integrato, quindi se voi andate in giro in una sala riunioni, questi vi permettono di essere liberi di parlare anche con l'audience che non vedete. E qui la domanda, ma che tipo di interazione volete con l'audience che non vedete? Perché volete che loro possano solo chattare, volete che possano anche parlare e quindi essere presenti nella sala riunioni? Se lo volete, ricordatevi dell'audio, dategli una voce. Spesso utilizziamo le casse del PC, magari non sono sufficienti. Qui io utilizzo un mini Bose Bluetooth, che è una bomba, ma qualunque cassa Bluetooth che abbia un minimo di qualità va benissimo e vi permette di far sentire a tutti quello che stanno dicendo. Ricordatevi che non dovete sentirli solo voi, li devono sentire tutti.
Certo, voi vi dovete occupare di coordinare questa interazione tra l'audience live e l'audience in remoto, al pari di come lo fareste quando coordinate una conversazione con persone che sono in presenza, ma su questo ci torniamo. La presentazione va pianificata assolutamente in anticipo. Una cosa preziosissima è che nelle presentazioni ibride voi potete registrare. Una cosa che ho visto tantissimo succedere nell'online, che è molto apprezzata, è la registrazione della presentazione. Perché? Perché se io la registro, poi le persone se la possono rivedere. Questo significa che magari in quel momento tu non riesci a seguirla tutta, però a te interessa seguirla tutta e allora poi te la segui. Eccoci che nell'ibrido possiamo unire l'utile al dilettevole e quindi abbiamo il vantaggio dell'online, quindi registriamo. Ok, alla fine possiamo condividere degli handout. Cosa vuol dire? Non inquiniamo le nostre slide, scriviamo nelle note di PowerPoint, ricordandoci che ci basta stampare con le note in pagina per creare degli A4 con la slide sopra e le note sotto. Ok, facile, efficace, teniamo le slide pulite in modo che si presentino bene, ma possiamo distribuire degli handout completi ed esaustivi dopo. Tip numero 4. Ricordiamoci che abbiamo due audience che vivono due esperienze diverse allo stesso tempo. Due esperienze diverse, una in presenza, una in remoto. In presenza, ragazzi, è abbastanza facile, perché abbiamo detto che quello che noi vogliamo è che le persone interagiscano con il nostro schermo guardando noi, la slide, tornando da noi. In remoto tutto questo come facciamo? Tra l'altro noi non vediamo assolutamente gli occhi delle persone. Dal vivo il percorso visivo è abbastanza prevedibile, online è tutta un'altra storia. Perché? Ma perché, ragazzi, come molti di voi oggi, io lo so che avete aperte altre app mentre io vi sto parlando. È un dato di fatto, è così. Questo significa che avete delle altre distrazioni, ok? E quindi il percorso visivo quale sarà? È difficile da prevedere, difficile da controllare. Per cui noi ci possiamo impegnare a fare delle slide link e questo è tutto quello che possiamo fare, oltre chiaramente a combinarlo con del public speaking che sia il più possibile interessante. Cerchiamo di non essere noiosi per quanto possibile. Ci sono due rumori nelle presentazioni, una cosa che chi fa il corso con me sa benissimo, il rumore di affollamento. Il rumore di fondo. L'affollamento vuol dire che la slide è così incatenata che non so dove guardare. Ci sono layout, questa è la landing page di Airbnb, dove è facilissimo sapere cosa guardare e dove. E il rumore di fondo è quando noi aggiungiamo sulle slide delle cose che non servono. Sfondi, 3D, colori che non servono, oggetti che non servono, quando con molti meno click otteniamo molto di più. 3D inutili, immagini sfocate. Ma perché? Ragazzi, concentriamoci sull'esperienza. Ricordiamoci che quello che noi vogliamo è un percorso visivo efficace per la nostra audience. Vi dicevo che è importantissimo coordinare l'interazione. Una cosa fondamentale che nessuno fa, non so perché, è ripetere le domande. Cosa vuol dire ripetere le domande? Immaginate che qualcuno faccia una domanda dal vivo. Quelli in remoto probabilmente non l'hanno sentita. Qualcuno da remoto fa una domanda e quelli dal vivo non l'hanno capita. E allora, a chi sta l'onere di ripeterla in modo che tutti siano on board? A noi, come presentatori. Ragazzi, sembra una sciocchezza, ma ripetere le domande vi permette di tenere tutti collegati allo stesso punto, tutti sulla stessa, diciamo, sullo stesso, on the same page, ok? Ci permette di recuperare chi si è perso, perché nel momento in cui io mi fermo e faccio una domanda, creo interesse, ok? E quindi attraggo l'attenzione nuovamente su di me. Quindi l'audience ha parlato, attenzione sull'audience, adesso nuovamente attenzione su di me, da qua posso riparlare. Non mi stancherò mai di dirlo, e per questo vi ho messo un punto ad hoc, non ce li dimentichiamo, ragazzi, non li vediamo, ma ci sono, ok? Quindi, anche se abbiamo questa tendenza a dimenticarceli, io continuo a spezzare la lancia in loro favore. Ricordiamoci che non dobbiamo metterci in punti dove ci vedono solo quelli in presenza e non ci vedono quelli in remoto. La nostra presenza in cam è fondamentale. Portatevi un nastro adesivo, uno scotch, mettetelo per terra come si fa quando si parla sul palco, vedete voi. Però fate attenzione al modo in cui vi vedono le persone che non vedete. Ed infine, prepariamoci per la condivisione dello schermo. Allora, è chiaro che noi stiamo condividendo il nostro schermo in online, ma anche su un proiettore. Tutto questo come lo facciamo? Beh, lo facciamo con una semplice funzionalità di condivisione dello schermo, ma ricordiamoci che probabilmente quello che noi condivideremo con le persone online è il secondo schermo, ovvero il proiettore. Mentre online utilizziamo il trucco che sto utilizzando adesso io, e nello specifico ve lo anticipo per darvi un poco di curiosità, io sto utilizzando un desktop virtuale per farlo, un secondo desktop virtuale. Quindi il mio slideshow l'ho trasportato dopo averlo condiviso in un desktop virtuale. E per disaccoppiare PowerPoint, la modalità relatoria dallo slideshow, ho utilizzato la shortcut da tastiera Alt più Shift più F5. Tutte cose ipertecniche, lo so, ma vi ho registrato un video su come si fa in cui vi spiego
passo per passo vedrete che seguendolo ci riuscite. Vi invito a provarlo e anzi poi commentatemi. Io dopo pubblicherò un post, commentatemi il post se avete delle domande e ve lo spiego senza problemi. Ma comunque online si fa così, dal vivo è diverso perché dal vivo il mio PC sarà collegato a un proiettore, quindi quello che io andrò a condividere non sarà più uno schermo virtuale, ma sarà effettivamente un secondo schermo, lo schermo del proiettore che condividerò con le persone online, ma che le persone dal vivo vedranno, ok? Vado in chiusura parlando brevemente di noi. Questi sono i ragazzi del mio team, noi cosa facciamo? Una cosa e una cosa soltanto, è quella che continueremo a fare. Disegniamo presentazioni Lean, secondo le metodologie che abbiamo scritto e pubblicato. Lean Presentation Design è la metodologia, il nostro marchio registrato, il nostro marchio di fabbrica, e Startup Pitch che invece serve per fare fundraising. Abbiamo sviluppato tutti gli strumenti strategici al supporto della preparazione di una presentazione che sono collaborativi e anche interattivi online. Per chi ha fatto il corso con me sa di cosa sto parlando, per chi no, sul sito potete trovare un sacco di informazioni, il sito mauriziolacava.com, e poi io scrivo delle guide su tutti i temi di cui mi piace parlare. Da un po' di tempo a questa parte faccio anche delle presentazioni online, come quella di oggi, circa una al mese, una in italiano e una in inglese, su un fuso diverso però, per condividere quelli che sono gli ultimi trend del mondo delle presentazioni, da un punto di vista però di Lean Presentation. Ho inventato, sviluppo pulsanti per PowerPoint, molti di voi sono anche utilizzatori, sanno di cosa sto parlando. Per chi non lo sapesse, quest'estate ci ho lavorato tanto e ho rilassato un nuovo design con più di 20 nuove funzionalità, per cui se non avete ancora l'update, ditemelo, che vi dovrebbe essere arrivato, ma se no ve lo faccio avere. Ho sviluppato una piattaforma di gestione degli asset per creare librerie personalizzate su PowerPoint di asset propri. Ed infine, va bene, il corso che io effettivamente di Lean Presentation Design che facciamo io e la nostra responsabile training in giro per il mondo che oggi si tiene online. Vedo che c'è una domanda di Sabrina, i tuoi corsi sono rivolti alle aziende e non ai singoli professionisti? Allora, sì e no, nel senso che i corsi ad oggi io li faccio solo esclusivamente per aziende e per aziende di un certo tipo, ma sto lavorando e spero di rilasciare già entro l'anno un e-learning che ho già fatto tutti gli shooting, stiamo adesso costruendo tutti i video, e che sarà sviluppato su 6 moduli che ritraggono, diciamo, ripercorrono tutto il Lean Presentation Design e vi si potrà accedere in maniera self-paced, quindi sarà fruibile, sarà un percorso preparato con delle esercitazioni che ripercorre tutto il Lean Presentation Design, per cui quello sarà rivolto anche ai professionisti, non soltanto alle aziende. Ad oggi però sì, è rivolto solo alle aziende, ancora per qualche mese di pazienza. Scrivetemi in chat se vi interessa l'e-learning, perché sto preparando una mailing list di lancio per l'evento di presentazione dell'e-learning quando sarà pronto, se volete vi tengo al corrente. Benissimo, il training, e non soltanto in azienda, in realtà poi io, qualcuno di voi mi ha conosciuto, insegno anche in università, al Politecnico di Milano, all'incubatore di impresa del Politecnico di Milano, al PoliHub e all'Istituto Marangoni di Milano. Ok. Va bene, se volete sapere cosa le persone pensano del corso, questa best practice, si fa andate sul mio LinkedIn profile e vedete cosa ne pensano, e alcuni clienti con i quali collaboriamo. Benissimo. Quindi, in sintesi, che cosa ci resta da fare? Andiamo a quelli che sono i vostri next step, i bonus che vi ho promesso. Quindi, andiamo ai nostri next steps. Ah no, avevo preparato anche una foto carinissima del mio team. Questo è il mio team, il mio bellissimo team, con il quale noi facciamo presentazione. Sono le persone che portano in vita le metodologie per le aziende con le quali lavoriamo. Ok, quindi bonus. Quali sono i bonus che ho preparato per voi? Allora, la registrazione di questo video, farò un piccolo montaggino, lo sistemo, lo pulisco, e ve lo, appena i miei ragazzi ce l'hanno pronto, lo carichiamo, vi manderò una mail con il dettaglio eventualmente. Le guide complete di questo speech più quella che vi ho promesso sulle presentazioni online con tutti i trick, tutte le mie raccomandazioni di equipment, quindi tutta la mia attrezzatura, vi mando i link diretti a quello che io ho acquistato, e infine i nomi delle app che vi ho menzionato. Ragazzi, per assicurarvi che non mi dimentichi, come capita alle volte che io non ho le mail di tutti, quindi magari qualcuno si perde, nel dubbio scrivetemi su LinkedIn, ok? Se vi interessa qualcosa di quello che vi ho detto, scrivetemi su LinkedIn. Se non siamo connessi, ditemi che ci siamo conosciuti al webinar, non c'è problema.
Io vi accetto e vi rispondo, scrivetemi su LinkedIn, perché LinkedIn lo tengo sempre sotto controllo, per cui scrivetemi lì e siete sicuri che il materiale vi arriverà. Il mio profilo è questo qui, per chi non mi conoscesse mi chiamo Maurizio Lacavo, mi trovate abbastanza facilmente. Adesso, se aspettate un minuto in chat, vi mando direttamente il link al profilo. Per il momento vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, io adesso resto qui in chat a rispondere alle vostre domande. Che vedo che ci sono un poco di commentini. Allora, vediamo un pochettino. Ok, allora, Giorgia, a me interessa, ok, grazie mille, perfetto. Farò in modo che ti arrivi il materiale. Sabrina, ottimo e-learning, anche se avrei preferito seguire in presenza, tienimi al corrente. Sì, lo so, d'accordo. Però ad oggi noi abbiamo un'offerta che si riferisce al cliente con cui noi lavoriamo. La mia agenzia lavora esclusivamente con aziende multinazionali, è un po', diciamo, il mondo dal quale io provengo, per cui è quello con il quale io sono più a mio agio, quello che conosco meglio, è quello al quale noi sappiamo offrire il meglio delle presentazioni, per cui noi lavoriamo con loro. Detto ciò, non escludo che un giorno possa fare un'aula pubblica, vedremo se diciamo, sarà interesse. Sicuramente l'e-learning è un primo passo verso la democratizzazione delle imprese design, mettiamola così. Se volessi inviare una presentazione ibrida via email, Sabri, che cosa vuol dire? Fammi capire che cosa intendi, perché le slide le puoi inviare in formato handout e poi puoi anche inviare il video della tua presentazione. Marco, sì, non sono io responsabile HR, ok? E poi, insomma, viva le quote rosa, le donne sono nettamente più intelligenti di noi, per cui se vuoi fare un'azienda e farla funzionare, è meglio che ci siano. Ok, piacere di conoscere il tuo team, grazie Sabrina. Sì, tra l'altro noi in questo momento stiamo facendo recruiting, stiamo assumendo una persona nel marketing, quindi spargete la voce. E stiamo cercando una persona nel marketing che si possa occupare appunto della crescita, degli aspetti di acquisizione clienti, gestione di tutta la strategia di inbound marketing, più di outbound, magari delle ads, eccetera. Per cui stiamo facendo queste assunzioni. Se qualcuno conosce qualcuno, fate passare la parola. Ok, allora ragazzi. Vedo che Sabrina ci dice che vorrei inviare agli agenti estero la presentazione. Slide è la mia presentazione. Invio la registrazione. Allora, sapete, secondo me una cosa molto utile che puoi fare è carica il tuo video su YouTube. Ti fai un canale YouTube che non deve essere per forza pubblico, perché tu il video lo puoi mettere come unlisted, ok? Quindi lo vede solo chi ha il link. Per cui carichi il tuo video su YouTube e mandi un link, così non devi stare lì a impazzire a mandare un video, che sono cose pesanti. E mandi direttamente il video. Secondo me questa è la modalità più efficace. Poi puoi mandare le slide o dei documenti a supporto. Nessun problema, Fabri, è un piacere rispondere alle tue domande. Ok, ragazzi, allora, se non ci sono altre domande, io nuovamente vi ringrazio per essere stati con me oggi. Questa presentazione che ho preparato, spero che vi sia piaciuta. Ogni mese, come vi dicevo, faccio degli MLC webinar, li chiamiamo noi in azienda, per cui vi condividerò, alle volte risolvo delle presentazioni, alle volte parlo di nuovi trend, comunque il tema è sempre quello di cui mi occupo, che sono presentazioni Lean. Quindi vi invito a non mancare alla prossima sessione, e se volete i materiali ricordatemelo su LinkedIn, così prima dell'invio sono sicuro che non vi perdo. Fatelo in tempo rapido, perché sennò poi io le invio e magari non sapete se le ho inviate, quindi, ma ricordatemi che ci siamo conosciuti in evento. Bon, grazie di tutto, ci vediamo alla prossima, e con qualcuno di voi ci vediamo anche al lavoro, visto che abbiamo dei progetti in corso. Ciao Elisa, ciao Marco, è un piacere rivederti, o almeno riaverti qui, ci vediamo presto. Presto, tra l'altro, sarò a Milano per qualche mese, per cui magari con qualcuno ci possiamo anche incontrare. Benissimo ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti.